comportamenti attesi che stentano a manifestarsi, un ritardo nella produzione delle prime parole, una compromissione nella qualità dell'interazione sociale, interessi del bambino limitati e ripetitivi, sono solo alcuni dei segnali che portano un genitore a muovere i primi passi verso una diagnosi. E quando in una famiglia un bimbo rientra nello spettro dell'autismo, cambiano le dinamiche di tutti i componenti del nucleo. Inizia il processo non semplice dell'accettazione, ancor più complessa, se, come avviene anche in tanti altri disturbi dell'età evolutiva, sono magari le maestre alla scuola dell'infanzia a segnalare che qualcosa non va, costringendo i genitori ad affrontare l'implicito confronto del proprio piccolo con gli altri bambini. Non di rado, infatti, le mamme e i papà che seguo assieme ai loro piccoli negli incontri di musicoterapia mi confidano di soffrire nel momento in cui si soffermano sul paragone dei propri piccoli con gli altri bambini. Ed è qui che faccio comprendere loro come il concetto di paragone si sgretoli se pensiamo che tutti gli individui sono diversi tra loro. Tutti gli individui, tutti i bambini, hanno punti di forza e preziose fragilità, che ovviamente diversificano i soggetti tra loro, dando ad ognuno un carattere di unicità. È possibile però facilitare il processo di accettazione, evitando anche di focalizzarsi su come sarebbe dovuta andare, ma partendo dalla situazione attuale in cui ci si trova ed investendo le proprie energie e risorse psicofisiche, approfondendo ad esempio la conoscenza della situazione che interessa al nostro bambino, cogliendo e sfruttando gli strumenti, i suggerimenti, le strategie che i professionisti che operano al fianco del bimbo sono in grado di dare ed offrire anche al genitore, per investire nella qualità dei momenti trascorsi assieme anche tra le mura di casa. Ecco perché molto spesso invito il genitore che rimane con me nel setting di musicoterapia a cogliere quegli atteggiamenti, quelle modalità di interazione che avvengono nella nostra stanza in un clima ludico, piacevole, creativo, accogliente, in cui la parola chiave è sempre la fiducia nelle possibilità dei nostri bambini. Come ci afferma uno studio recente, poi pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology, che si concentra sulla sintonizzazione, sull'insightfulness, sull'accettazione della diagnosi dei genitori di bambini con autismo, ha dimostrato come vi sia necessità di tener conto del bagaglio emotivo del genitore, quale soggetto primario con cui il piccolo si sintonizza nel quotidiano. Ed ecco che allora l'insightfulness, ovvero la capacità di comprendere da parte del genitore i bisogni del piccolo, genitore che funge da caregiver, diventa essenziale, e questa capacità è risultata tanto più presente in coloro che avevano accettato ed elaborato la diagnosi. Ciò che è fondamentale, chiaramente, è seguire, istruire il genitore in modo tale che egli possa sentirsi competente nella gestione del bambino, collaborando con gli stessi terapeuti e operatori che seguono il piccolo in un lavoro coordinato ed insieme. E solo, infatti, dalla piena accettazione di una condizione potrà attivarsi un processo di sintonizzazione con il bambino in cui fluiscano dal genitore al figlio attitudini quali fiducia, capacità di non tendere ma attendere i tempi del piccolo, continuando comunque ad agire, incentivando collaborazione, interazione, motivazione al fare, imitazione, nell'ottica di raggiungere competenze sempre nuove. Un pensiero poi che voglio rivolgere alle mamme e ai papà, di cui ascolto i sospiri, incrocio gli sguardi provati e stanchi, ma che si illuminano come non mai ad ogni piccolo grande miglioramento, è quella di non pensare al passato, appunto a come sarebbe dovuta andare, perché sprecheremo energie per cercare di modificare l'immodificabile. Non occorre poi concentrarsi su un futuro che ancora non conosciamo, sulle paure che in esso sono racchiuse, perché quando la vita ci chiama ad una sorta di salto nel vuoto, sappi che in fondo il vuoto non c'è, perché ogni famiglia avrà sempre a fianco tutti i supporti necessari attraverso personale specializzato e competente
personale che prenderà in carico e sosterrà assieme a voi come genitori il vostro bambino in ogni fase del percorso di crescita e non solo. Quindi quello che vi resta da fare a voi mamma e papà è concentrarvi sul presente, unico tempo su cui abbiamo noi terapisti, avete voi come genitori pieno potere d'azione, e se si sfrutterà al meglio ogni attimo del presente, concentrandoti tu come mamma, come papà, sul fare esperienze e anche sul vivere momenti emotivi condivisi, si apriranno le porte a quel futuro che in cuor tuo desideri, a quell'autonomia che tu vuoi tuo figlio acquisisca, perché lui stesso si nutrirà della tua guida salda, sicura, consapevole e di quelli che sono i limiti e le risorse. Una guida che non pretende, ma accoglie con gioia ogni sforzo, ogni tentativo, rinforzandolo positivamente, mantenendo tu stesso una disposizione positiva e propositiva, che cerco anch'io di veicolare nei miei incontri di musicoterapia con i piccoli e ad ogni genitore. Questo è un atteggiamento fondamentale, come anche le ricerche ci confermano, per aver cura prima di tutto della tua persona, in funzione poi della cura del tuo bambino.